Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di Conftrasporto, Confcommercio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e dei limiti di velocità. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte dell'audita, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio la segretaria generale della FAI Carlotta Caponi per aver accolto l'invito della Commissione. Le cedo la parola in rappresentanza di appunto Conftrasporto, Confcommercio, per lo svolgimento della relazione, invitando a contenere l'intervento di un massimo dai 5 ai 6 minuti. Grazie. Buongiorno, sono io che ringrazio voi per questa opportunità perché il confronto è sempre la strada migliore per raggiungere insieme gli obiettivi sperati. Sono Carlotta Caponi, sono il segretario generale di FAI Conftrasporto e prima di entrare nel merito delle proposte di modifica di questi articoli del codice della strada, mi preme sottolineare che la sicurezza stradale è sicuramente la priorità principale, la priorità numero uno del mondo dell'autotrasporto e quindi di FAI Conftrasporto. Ci siamo da sempre battuti per tolleranza zero contro alcol e droga alla guida, per il potenziamento dei controlli su strada, per l'applicazione dei posti indicativi della sicurezza e per la concreta applicazione, delle norme sulla responsabilità condivisa dei diversi anelli della filiera. Ovviamente rappresentando gli autotrasportatori e quindi gli operatori professionali del trasporto, siamo tra quelli più direttamente interessati alla prospettiva di zero morti sulle strade entro il 2050. È evidente che la sicurezza stradale è un obiettivo che si raggiunge tenendo in considerazione numerosi fattori, ovviamente l'efficienza delle infrastrutture, ma anche i sistemi di sicurezza attivi e passivi dei mezzi di trasporto, oltre alla formazione dei conducenti e alle regole di circolazione e i relativi controlli. È chiaro che di fronte a tragedie che avvengono sulle strade è comprensibile reagire sulla scorta di una spinta emotiva con delle singole proposte di modifica e di intervento, però riteniamo che così facendo possa essere difficile governare in maniera efficace la complessità della materia della sicurezza. Per questo motivo, anche alla luce di quanto sono i lavori avviati dal Ministero dei Trasporti, riteniamo opportuno procedere con una revisione organica del codice della strada e proprio all'interno di quei lavori si potrà dare un'efficace risposta, ai principi di sicurezza. D'altra parte è evidente, la città è una realtà complessa, caratterizzata da una pluralità di utilizzatori. Ci sono le legittime esigenze da contemplare degli utenti più deboli della strada e anche quelle degli operatori del trasporto, sia di persone che di merci, che con le proprie attività assicurano la vitalità economica e il buon funzionamento dell'ambiente urbano. In generale, riteniamo che laddove sia possibile si debba cercare di evitare la coesistenza in sede promiscua delle diverse forme di trasporto incompatibili tra loro o comunque fortemente condizionanti le une le altre. Quando invece ciò non è possibile, occorre ricercare una mediazione tra la massima sicurezza e la funzionalità socio-economica della città. Inoltre, a fronte di una crescente mobilità dolce e micromobilità, riteniamo che sia imprescindibile il ferreo rispetto delle norme introdotte specificatamente per queste tipologie di trasporto, per queste tipologie di mobilità, quindi i limiti di velocità piuttosto che i caschi protettivi, le regole di circolazione e le regole che disciplinano la sosta. Entrando nel merito, della legge in esame, mentre riteniamo condivisibile che in alcuni ambiti urbani, a partire da quelli oggetto di intervento di riqualificazione, si possa ridurre, i limiti di velocità, non comprendiamo nel contempo per quale motivo debbano essere ridotti i limiti di velocità anche per le strade urbane di scorrimento. Inoltre, la proposta di modifica dell'articolo 142 del codice della strada andrebbe a superare la possibilità oggi teoricamente prevista, ma non concretamente attuata, di innalzare sulle tratte autostradali a tre corsie il limite di velocità a 150 km/h. A nostro giudizio, tale facoltà invece non dovrebbe essere eliminata, ma si potrebbero modificare, riducendole di 20 km/h in tale circostanza, le soglie di superamento dei limiti oltre i quali il codice della strada dispone la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Quanto alle particolari cautele che i disegni di legge in commento intendono introdurre per il sorpasso delle biciclette e dei monopattini, appaiono certamente ragionevoli, ma talvolta risultano di non facile applicazione e controllo. Mi avvio alla conclusione dicendo che restiamo comunque convinti che per garantire al meglio la sicurezza stradale, l'obiettivo da perseguire sia quello di evitare, con adeguati interventi infrastrutturali e regolatori, il contestuale svolgimento in sede promiscua di traffici diversi e fortemente incompatibili fra loro. Grazie. Grazie, grazie a lei anche per la celerità e la chiarezza. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire. Non mi pare. Guardi, le concedo anche se deve fare aggiunte anche gli altri 2 minuti, se vuole. Guardi, noi ci siamo posto così, abbiamo mandato anche una comunicazione Bene. scritta, mi rendo conto che i lavori sono comunque importanti, quindi non vorrei rubare ulteriore tempo a chi mi seguirà. Grazie mille, guardi, grazie mille per la disponibilità, grazie anche per la memoria scritta e ci risentiremo perché appunto come ha specificato è un lavoro che dobbiamo portare avanti e ci aspetta un grande lavoro anche insieme. Il confronto Assolutamente. assolutamente, le porte della Commissione sono aperte. Grazie mille. Grazie, restiamo a disposizione. Arrivederci. Ringrazio la segretaria generale della FAI Carlotta Caponi, passiamo alle successive audizioni. Facciamo entrare. Proseguiamo con l'ordine del giorno che reca l'audizione informale dei rappresentanti di UNASCA e Confarca nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e limite di velocità. Chiede agli auditi se hanno obiezioni sulla trasmissione in diretta sulla Web TV. Non vi sono obiezioni. Ricordo che gli interventi ciascuno rappresentante dovranno essere contenuti un massimo dai 5 ai 7 minuti e quindi cedo la parola al segretario nazionale di UNASCA, Emilio Patella, per lo svolgimento della relazione. Prego. Grazie Presidente. E onorevoli, intanto vi ringrazio per la considerazione che tutte le volte avete nei confronti della categoria autoscuole e studi di consulenza, ritenendola, a mio avviso giustamente, interessata alle modifiche del codice della strada e dei comportamenti degli utenti. Noi poi rilasceremo un documento specifico sulle proposte di legge. Volevo però porre l'attenzione su due questioni preliminari. La prima, sicuramente lodevoli tutti gli interventi a favore degli utenti vulnerabili, in particolare dell'utenza ciclistica. Credo ci sia bisogno però di armonizzare un po' tutti questi interventi. Negli ultimi 2 anni ne abbiamo avuti diversi in successione e soprattutto per noi come formatori diventa veramente complesso riuscire poi a spiegare, trasmettere norme che a volte sono frammentarie e qualche volta anche in contrasto tra di loro. Sicuramente occorre uno sforzo per dare una visione complessiva. L'altro elemento, queste norme sono sicuramente all'interno del Piano Nazionale del Traffico 2020-2030, che pone tra i 5 obiettivi, bambini, pedoni, ciclisti o comunque utenti vulnerabili, utenti motore a 2 ruote e anziani. Ecco, da questo punto di vista credo che non ci sia ancora, e sicuramente è una cosa che pongo all'attenzione della Commissione, un intervento sui conducenti di veicoli motore a 2 ruote, perché dal punto di vista numerico, dopo gli automobilisti, sono in realtà quelli più colpiti. Abbiamo oltre 700 vittime tutti gli anni tra ciclomotori e moto. Ed è abbastanza paradossale che in Italia non esista un obbligo di formazione per chi deve fare la patente della moto
e del ciclomotore, considerando poi che la stragrande maggioranza sono minorenni, 14 anni ciclomotore, 16 anni per la patente moto A1. Altra considerazione è che sicuramente tutte le norme sono valide, soprattutto queste sono norme di grande impatto, ma se poi manca la trasmissione all'utenza, credo che gli sforzi siano vani. Io credo che i conducenti facciano molta fatica a leggere un codice della strada estremamente complesso e soprattutto poi tutte queste norme vanno in qualche modo veicolate all'utenza. Ormai abbiamo norme in continua evoluzione, veicoli in continua evoluzione, strade in continua evoluzione, gli unici che non si evolvono sono i conducenti e gli utenti della strada. Non esiste una previsione di corsi di aggiornamento per chi ha già la patente, anche se la normativa lo prevede già dal 93, l'articolo 335 del regolamento di esecuzione prevede che le autoscuole debbano fare corsi di aggiornamento per i conducenti già abilitati su disposizioni del Ministero dei Trasporti. Però dal 93 a oggi queste disposizioni non ci sono mai state. Nello specifico su queste norme, UNASCA è favorevole, ha aderito alla campagna dell'estensione limite 30 km orari nei centri abitati. Crediamo però che oggi gli strumenti tecnologici diano la possibilità anche di variare questi limiti. Si fa l'esempio di, nella legge si parla di zone scolastiche 20 km orari, però ci sono momenti, mesi e orari della giornata in cui la scuola non è frequentata. Quindi sarebbe assurdo mantenere un limite di 20 laddove non c'è necessità. Allora con segnali mobili, dispositivi elettronici di segnalazione, questi limiti possono sicuramente essere cambiati. Altro elemento costante di tutte le proposte in esame è la distanza laterale per il sorpasso delle biciclette, 1,5 metri. Anche qui in linea di principio favorevoli, ci mancherebbe altro. Però credo che vada considerata una. Poche strade in Italia permettono una larghezza tale da consentire questa distanza, soprattutto se consideriamo che le biciclette non sono solo quelle che normalmente immaginiamo, ma sono anche i cargo bike, piuttosto che biciclette affiancate, perché il codice in alcune situazioni permette tutto questo. Allora, un velocipede ha una larghezza massima di 1,30 m. Se poi ci aggiungiamo la larghezza del veicolo e un ulteriore 1,50 m, credo che di strade così ne abbiamo poche. Altro aspetto critico è come si misura 1,5 m in caso di contestazione o, peggio ancora, in caso di incidente stradale. Da ultimo abbiamo elencato una serie di articoli su cui secondo noi bisogna intervenire per armonizzare queste cose. Per esempio, parlare di distanze laterali di sicurezza inserito nell'articolo 149 va fatto con un comma specifico, perché nell'articolo 149 si parla solo di distanza tra un veicolo e l'altro in senso longitudinale e non di distanza laterale. Parlare di comportamento del sorpasso, credo che questo vada messo nell'articolo 148 dove si parla di sorpasso. E da ultimo, precedenti norme, lo scorso anno se non ricordo male, hanno introdotto un principio che secondo me è assolutamente contrario ai principi generali del codice della strada, cioè quello che sulle strade urbane ciclabili vada data precedenza alle biciclette anche quando si immettono da un luogo non soggetto a pubblico passaggio. Questo credo che sia un abominio rispetto alla norma generale che dice che chi si immette su una strada pubblica ovviamente si deve fermare e dare precedenza alla destra e sinistra, quindi invito la Commissione, se possibile, ad intervenire. Grazie. Grazie mille. Adesso passo la parola al Presidente di Confarca Paolo Colangelo, accompagnato dal Segretario Nazionale Autoscuole Cristian Filippi, per lo svolgimento della relazione. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio anche tutti gli altri onorevoli.
E ovviamente non posso che condividere quanto detto dal collega Emilio Patella e quindi ritengo inutile ribadire concetti già esposti, ma io vorrei focalizzare l'attenzione sulla sicurezza stradale legata alla formazione. La formazione deve essere alla base della sicurezza stradale. Noi possiamo imporre tutte le regole che vogliamo, distanza laterale di sicurezza, limiti di velocità, ma se alla base non partiamo dal formare i conducenti in maniera corretta e soprattutto continuativa, come viene fatto in altri paesi della Comunità Europea, non riusciremo mai ad arrivare alla mission zero morti sulle strade, perché sarà impossibile. In questi ultimi anni sono stati introdotti una serie di veicoli diversi rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a qualche decennio fa: monopattini elettrici, biciclette elettriche, e poi ci sono anche le biciclette per gli appassionati come me, che diciamo settimanalmente va in bicicletta e fa un uso della bicicletta, diciamo, sportivo, se così vogliamo definirlo. Oggi la bicicletta, in alcune realtà, la bicicletta elettrica e la bicicletta e il monopattino sono un'esigenza anche di spostamento e di trasporto. Però qui vorrei porre l'attenzione sul fatto che questi veicoli sono assolutamente, fra virgolette, deregolamentati, perché li può condurre chiunque senza aver fatto nessun tipo di corso, ma soprattutto senza essere stato controllato a livello di requisiti psicofisici. Per quello che riguarda le biciclette non a pedalata assistita ma elettriche, sto parlando, e anche i monopattini, quello che come associazione di categoria chiediamo è che possa essere introdotto all'interno della nuova rivisitazione del codice della strada un sistema di identificazione di questi veicoli e un sistema di certificato di abilitazione alla guida di questi veicoli per chi fosse ovviamente sprovvisto di patente di qualsiasi tipo. La consapevolezza dei rischi la si ha solo e unicamente attraverso un corso di formazione che può essere svolto nelle autoscuole, propedeutico al conseguimento della patente. Se noi andiamo a considerare che nei primi tre mesi del 2023 ci sono stati oltre 200 vittime sulla strada, 150 erano giovani under 35, quindi noi dobbiamo investire nei nuovi conducenti, formandoli in maniera corretta, non solo sulle norme del codice della strada, ma dobbiamo formarli sui rischi connessi alla circolazione stradale. Se riusciremo a fare questo, fra qualche anno otterremo e cominceremo a raccogliere i risultati, altrimenti purtroppo la mission zero incidenti difficilmente noi la raggiungeremo. La ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie. Se non vi sono deputati che intendono intervenire. Bene, vi voglio fare due domande, una sulla formazione. Avete entrambi parlato molto di formazione, se ci sono esempi in Europa o se recentemente anche col governo avete fatto un tavolo, mi sa, dove avete toccato questo argomento e quindi quali era stato il risultato del tavolo. E poi una domanda specifica, se in quei dati dei morti si intende sono anche dovuti alla causati o comunque avevano dei mezzi della mobilità elettrica o tradizionale, insomma, se c'è una specifica o una differenziazione. Prego. Sul dati della mobilità elettrica penso di sì, ci sono dei dati, qualcuno già dell'Istat riferito all'anno 2022, e poi ce ne sono anche specifici in alcune grandi città come Milano. Quindi cercheremo di recuperarli e farli sapere. Sì. Prego. Formazione. Allora, per la formazione, sì, abbiamo esempi anche qui. Non esiste una direttiva sulla formazione continua. Purtroppo le direttive comunitarie parlano solo di esami. C'è però una bozza di direttiva dove vengono inseriti già questi elementi. So che peraltro a breve sarà argomento che tratterà questa commissione. Noi domani come associazione europea delle autoscuole saremo a Bruxelles in Parlamento proprio per
parlare di questo, poi vi faremo avere gli atti. Sì, sicuramente la formazione in Europa in alcune nazioni è già, diciamo, viene fatta anche nelle scuole dell'obbligo, questa tipologia di formazione, coadiuvata ovviamente dalle autoscuole locali. Noi crediamo che tutto debba passare attraverso la formazione e il controllo del territorio. Se noi consideriamo che in Italia nel 2022 sono stati fatti circa 440.000 controlli sul territorio per alcol e hanno determinato 20.000 sanzioni. Se andiamo a vedere altri paesi europei, i controlli sono 10 volte tanto e hanno determinato però in proporzione un numero di sanzioni inferiori. Perché? Perché il tutto è passato attraverso una formazione nei confronti del conducente, dove la sanzione è giusto che esista, è giusto che venga applicata, però c'è la consapevolezza di colui che conduce un veicolo, nel caso specifico appunto dell'alcol, che se deve guidare non deve bere. Grazie mille, ringrazio per il contributo sia il presidente di UNASCA e il presidente di Confarca e anche le vostre associazioni. Ci sentiremo presto, insomma, perché il lavoro da fare è tanto e lo faremo insieme. Grazie mille. Grazie presidente. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dei rappresentanti di Legambiente nell'ambito sempre dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e dei limiti di velocità. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV. Non ci sono obiezioni. Ringrazio quindi la responsabile di mobilità dolce, attiva e piccoli comuni di Legambiente, Alessandra Bonfanti, per aver accolto l'invito della Commissione. Le cedo la parola della relazione, invitando a contare l'intervento tra i 5 e i 7 minuti. Prego. Grazie mille. Buona giornata a tutti e a tutte, grazie per l'invito anche della nostra associazione ambientalista. Vogliamo sottolineare un paio di principi, proprio perché siamo convinti che forse più che in altre situazioni in cui ci siamo trovati in audizione proprio in questa commissione per parlare di riforme del codice della strada, oggi è più che mai matura con la certezza che c'è un problema crescente di sicurezza stradale a cui il Paese non sta dando risposte. Quindi c'è una necessità in ambito urbano, ma anche in ambito extraurbano, di garantire la convivenza di utenti della strada, perché ricordo non solo utenti vulnerabili, ricordo che oggi si muore ancora moltissimo in automobile sulle nostre strade italiane. I maggiori utenti sono che muoiono, che hanno ferite, sono gli utenti della strada motorizzati, quindi non è solo un problema di quelle che vengono definite utenze vulnerabili, ma è proprio un problema della nostra mobilità motorizzata. C'è bisogno di un intervento importante e vediamo in questi diversi iter di legge che oggi sono in discussione degli importanti presidi su entrambi. Da una parte la tutela dei ciclisti, che è un tema che abbiamo accolto con favore la proposta di legge dell'onorevole Berruto proprio appena prima la morte di Davide Rebellin, che ha visto il mondo del ciclismo costernato per l'ennesima volta. Non è il primo campione che si esercita, ma è in più un rischio a cui vengono sottoposti tutti i nostri atleti sulle strade, che si allenano continuamente in un paese che ha una tradizione importante. Quindi è necessario intervenire. Siamo convinti che non basti questo provvedimento, ma che sia un tema da acquisire e discutere. Di contro pensiamo che, soprattutto di fronte a un orizzonte in cui ci sarà una discussione più armonizzata, più unificata di una nuova proposta di codice della strada, anche su spinta del Ministero delle Infrastrutture, sia necessario armonizzare proprio il panorama generale del codice della strada e non fare
delle riforme segmentate, non proporre dei disegni di legge. Tuttavia queste cose vanno tenute presenti ed è importante che vengano in quella sede discusse. Crediamo che proprio in vista di questo fronte non vadano, forse è più utile dividere i due percorsi, dividere i diversi percorsi, quello della riduzione della velocità in ambito urbano con una proposta che sostanzialmente va a definire quello che è l'orizzonte più avanzato delle città europee, che è la città 30, che è quella che garantisce l'abbassamento della mortalità urbana del 90%, e non ci sono altri provvedimenti che lo garantiscono alla stessa misura. Non a caso l'Unione Europea ci chiede di applicarla al 2030 come fronte, quello del dimezzamento delle morti, e siamo lontanissimi, siamo ancora invece quasi al totale che dovremmo dimezzare ancora, quindi è un impegno che non stiamo riuscendo a mantenere, le misure non vanno bene, quindi benissimo il fronte della città 30. Sul fronte invece della distanza del metro e mezzo, come associazione vorremmo far presente, e manderemo una memoria più precisa, che bisognerebbe appunto non solo modificare prioritariamente l'articolo 142 del codice della strada, quindi del decreto legislativo 285 del 92, mettendo soltanto il metro e mezzo come misura del sorpasso sicuro, che è secondo noi un dispositivo molto culturale che accompagna una modalità del conducente di culturalmente di porsi vicino a un ciclista, ma è molto difficile da provare in sede di sinistro. Invece è più utile prevedere, sempre nell'articolo 148, di prescrivere un rallentamento in prossimità dei ciclisti incontrati nel proprio senso di marcia, anche quando la strada è libera. Questo aiuterebbe proprio a evitare e soprattutto poi a provare che ci sia stato questo rallentamento in un'eventuale collisione con un ciclista, che poi è la vera cosa che vogliamo evitare e che va poi provata in sede di sinistro. Quindi poi va benissimo che in sicurezza, che il sorpasso sia fatto in sicurezza con un'adeguata distanza laterale, preferibilmente di almeno un metro e mezzo, introducendo dove presente la doppia corsia, anche l'obbligo di superare nell'altra corsia, per cui di garantire una ulteriore misura di sicurezza laddove ci fosse appunto una corsia nel senso di marcia, sarebbe l'ideale. Vorremmo approfittare di questa sede anche per sottolineare che proprio in questo ragionamento di rendere le nostre strade italiane di nuovo appetibili alla tradizione del ciclismo sportivo, che oggi veramente chi lo pratica vive dei lutti e vive una grandissima handicap di poter sviluppare appunto una delle nostre invece arti sportive più note, oltre che si sta sviluppando un cicloturismo diffusissimo, ci sono dei numeri che parlano continuamente di boom, e questo è un fenomeno in crescita abbastanza inarrestabile a fronte di pochissime infrastrutture. Come sapete abbiamo soltanto la promessa del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, che però ad oggi sono solo in progettazione, quindi si va su strade a basso traffico. Riuscire a riclassificare alcune di queste, dove veramente il traffico veicolare è molto ridotto, come previsto dalla legge 2 del 2018 sulla mobilità ciclistica, come strada a prevalenza ciclabile, dove chi le circola è un ospite della strada e dove invece purtroppo il poco traffico veicolare spesso alza la velocità, proprio per una questione quasi naturale, psicologica delle modalità di circolazione, riuscirebbe quasi a qualificare alcuni tracciati, alcuni percorsi come percorsi ciclabili a valenza cicloturistica, e metterebbe in sicurezza anche un'economia in crescita e un nostro sport nazionale. Chiudo appunto dicendo che l'articolo 143, che prescrive invece solo per i velocipedi e i veicoli a trazione animale, perché come potete immaginare è un codice della strada che descrive un po' superato rispetto agli stili di vita contemporanei, che prescrive che i velocipedi debbano appunto insieme ai veicoli a trazione animale circolare soltanto sulla destra della carreggiata, e invece di poter equiparare tutti i veicoli a questa norma, che invece è consigliata per i veicoli motorizzati nel caso di svolte, nel caso di manovre in sicurezza, semplicemente equiparare tutti gli utenti della strada alle stesse caratteristiche, perché sottolineiamo che spesso circolare
essere obbligati a circolare sul lato destro della strada vuol dire essere utenti ulteriormente vulnerabili per due ragioni. Uno, che viene preteso che ci si metta al lato strada e spesso buttati fuori dalla strada, e in secondo fattore che spesso il lato destro della carreggiata è quello più incidentato, quello dove è più complicato riuscire a muoversi in sicurezza, ed è un altro dei fattori che crea dei problemi di sicurezza per gli utenti, soprattutto per i ciclisti. E vorremmo appunto soffermarci su queste piccole caratteristiche che possono veramente andare nella direzione delle intenzioni del provvedimento di Berruto sulla sicurezza per i ciclisti, non solo in ambito urbano, e sull'ambito urbano invece veramente sogniamo la città 30 e pensiamo che lì bisogna parlarne con un po' più di attenzione, che non basti soltanto diminuire la velocità da 50 a 30, e che però sia una modifica necessaria e anche molto urgente. Grazie. Grazie a lei, chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire, se no faccio io una domanda veloce. Mi pare di capire che lei come associazione anche proponete un po', che anche allo studio mi pare del governo, di fare un censimento di tutte le strade, quindi quelle dove ormai sono anche per i comuni considerate a basso impatto veicolare, poterle classificare, non dico, uso il termine amici, per i ciclisti, quindi questo è un'ipotesi che state studiando? Sì. Sì, noi immaginiamo proprio che nell'ordine della riclassificazione delle strade previste dalla legge 2/2018, e quindi vengano ridenominate anche le strade urbane, extraurbane FBIS come strada a prevalenza ciclabile, che lì sia rivista con segnaletica ma anche con accorgimenti proprio infrastrutturali una sicurezza nella modalità di fruizione, e che gli automobilisti e i veicoli motorizzati siano invitati a percorrerla non oltre i 30 orari soprattutto in presenza di biciclette, quindi che ci sia una norma che diciamo aiuti a percorrere in una maniera diversa, perché soprattutto per esempio su strade come le Dolomiti si sono verificati dei terribili incidenti in stagioni turistiche, dove si vanno proprio a ledere il potenziale turistico di alcune zone, dove c'è bisogno invece di una fruizione anche di questo tipo di utenza, e sono strade dove, ripeto, sono pochissime strade a bassissima traffico veicolare, possono essere confermate, dove la promiscuità può essere molto interessante, dove la loro vocazione è forse più forte in questa natura che in una natura motorizzata, ma bisogna metterla in maggiore sicurezza. Grazie mille, non vi sono altri interventi, quindi ringrazio veramente la relatrice e rappresentante di Lega Ambiente, e ci sentiremo anche più avanti. Grazie mille. Benissimo, proseguiamo le nostre audizioni con l'ordine del giorno, dove sentiremo i rappresentanti di E-Mobility in Italia nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recante modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti e limite velocità. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezioni da parte degli auditi, sarà trasmessa in diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio la vicepresidente Bianca Cibelli per aver risposto all'invito della Commissione. Gli cedo subito la parola per lo svolgimento della relazione, invitandola a contenere l'intervento in un tempo massimo fra 5 e 7 minuti. Prego, da remoto. Buongiorno a tutti, grazie signor Presidente, onorevoli senatori e deputati. Vi ringrazio per questa audizione che mi auguro possa fornirvi utili elementi di valutazione. Mi perdoni, potrebbe accendere la telecamera? Sì. Certo, le chiedo scusa, ma sono dal cellulare, gliel'accendo subito. Sì, grazie. Fatto, mi vedete? No, ancora no. L'ho avviata, ecco, mi vedete? Grazie mille, prego. Scusate. Vi ringrazio per questa audizione, mi auguro che possa fornirvi utili valutazioni in base alle attività e alle esperienze che abbiamo consolidato in questi ultimi 5 anni.
Vi faccio una breve introduzione dell'associazione. Io sono il vicepresidente Cibelli Bianca e ad oggi la nostra associazione ha operato realizzando formazione e sicurezza presso il Comune di Torino in collaborazione con la Consulta della Mobilità e facciamo dei corsi nelle città, nelle scuole. Abbiamo un'assicurazione per ogni associato che si iscrive a un RCT con tutela legale e abbiamo aperto un'officina di volontariato e il lavoro viene svolto totalmente a titolo gratuito per garantire all'utenza la massima sicurezza alla guida. Questo nostro impegno promuove e favorisce la mobilità dolce e apre collaborazioni con le istituzioni e le aziende che operano nel settore per far crescere nei cittadini la consapevolezza dei benefici che tutto questo porta e porterà in futuro, fornendo strumenti informativi ed esperienze utili allo scopo. L'associazione ha l'interesse e la volontà di offrire un punto di riferimento per la micromobilità elettrica dolce e per tutte le realtà diffuse sul territorio nazionale. Nel 2020, complice sia il clima estivo, la voglia della mobilità sostenibile, i timori legati al coronavirus e il bonus mobilità, si è riscontrato un incremento di vendite nel comparto mobilità sostenibile. Però la realtà è che negli ultimi 40-50 anni si favorisce la circolazione delle automobili di dimensioni sempre più rilevanti rispetto ad un velocipede. Quindi, considerando le nuove realtà e le esigenze e le problematiche ambientali, necessita un'alleanza e una convivenza fra tutti gli utenti della strada. Ai fini di una sicurezza della circolazione e della tutela della vita, è necessario che vengano adottate misure di riduzione della velocità. Noi crediamo che la riduzione di 20-30 km salva la vita, e riduce l'inquinamento e il rumore acustico. Inoltre è importante per la sicurezza dei veicoli che sorpassano i monopattini, i velocipedi, che in strada extraurbana deve avvenire con almeno una distanza minima di 1,5 metri e sicuramente valutando l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza, differendo la manovra di sorpasso ove tali condizioni non siano garantite. Vi ringrazio a nome dell'Associazione Mobility Italia per aver potuto partecipare alla nuova commissione. Grazie. Grazie a lei, anche per il rispetto dei tempi. Chiedo se vi siano deputati che intendono intervenire. Non vedo prenotazioni, quindi la ringrazio. C'è anche la disponibilità, ovviamente, se vuole mandare una memoria scritta all'attenzione dei commissari, c'è questa possibilità. E nel mentre, grazie ancora per il suo contributo. Grazie mille a voi, vi manderò qualcosa anche via mail. Grazie, grazie. Buona giornata, grazie. Dichiaro chiusa questa sessione di audizioni.